In merito alla diatriba che si è presentata tra Marco Amente e Telejato in seguito al servizio della testimone di giustizia Piera Aiello, è intervenuto stamani l'avvocato Andrea Pettini difendendo e confermando le dichiarazioni della sua assistita. Se la possiamo definire una... sarebbe brutto dire una diatriba tra il testimone di giustizia Piera Aiello e il regista Marco Amenta, che ha realizzato Ribelle mettendo a repentaglio quella che è l'incolumità della stessa testimone di giustizia. È così, avvocato? Sì, credo che l'operato della signora Aiello sia volto solo ed esclusivamente alla tutela della sua sicurezza e quindi della sua vita. Questo è ciò che spinge la signora Piera a chiarire la sua posizione in riferimento all'operato del dottor Amenta, e intendo riavere il materiale che io a suo tempo detti al signor Amenta. Voglio che tale materiale non sia più utilizzato, e dice anche che l'utilizzo del materiale che è stato fatto non è conforme agli accordi che a suo tempo erano stati presi con il signor Amenta. Questa è la posizione, tutto solo e esclusivamente a tutela della sua sicurezza e della sua vita. E tutto questo, diciamo, mette a repentaglio la sua sicurezza, e cosa sta facendo lei come studio legale per appunto tutelare questa sicurezza? A nostro parere la mette a repentaglio per un motivo molto semplice. Questo materiale che è stato dato a suo tempo con lo spirito preciso che fosse utilizzato per mantenere viva la memoria di Rita Atria, è stato poi utilizzato impropriamente dal dottor Amenta, perché il dottor Amenta firmò un foglio alla signora Aiello nel quale diceva che comunque avrebbe agito in modo tale da non rendere riconoscibile la signora Piera a chi avesse visto quel materiale. In realtà questa opera di mimetizzazione non è stata fatta, o perlomeno non è stata fatta in modo corretto, cosicché la signora Piera in questo materiale, che poi è stato diffuso in vario modo, risulta comunque riconoscibile. Quindi, ad esempio, la voce non è stata artefatta, e da ciò se ne ricava che chiunque possa vedere quel materiale può individuare la signora Piera Aiello e quindi può riconoscerla e può individuare il testimone al quale si fa riferimento. Ecco perché secondo noi questo è l'elemento principale in base al quale bisogna non procedere più alla diffusione di questo materiale, e soprattutto riavere questo materiale affinché in futuro non possa essere utilizzato a fini diversi. Chiederete di bloccare il film? Io non sto parlando del film, quello che sta per uscire, perché su questo è proprio un film, quello che sappiamo, non lo conosciamo ancora nel dettaglio, e non ci dovrebbe essere, così chiudiamo, la figura riportata della signora Piera Aiello, intendo la figura originale, quindi quella del filmato. Io mi riferisco al primo filmato, quello che è stato diffuso e che si basa proprio sul materiale originale della signora Piera Aiello. Quello noi chiediamo che venga comunque ritirato, perché non deve più circolare, anche perché non è stata rispettata quelle regole che le dicevo prima. Tra l'altro questo filmato, secondo ciò che il dottor Amenta aveva detto, non solamente alla signora Piera Aiello ma anche alla dottoressa Camassa, doveva avere una diffusione all'estero, e anche su questo il dottor Amenta si era impegnato. Poi in realtà questa diffusione è avvenuta anche in Italia. E secondo lei cosa succederà adesso, visto che tra le altre cose, dopo un'intervista che abbiamo realizzato con Piera Aiello, il dottor Amenta minaccia querele? Noi, per quel che ci riguarda, agiamo, come l'ho detto all'inizio, solo per la tutela della sicurezza, che riteniamo essere un bene primario assolutamente da difendere in tutti i modi, perché rappresenta l'elemento
ragionamento, potrà fare tutto ciò che vuole, tenga conto che anche noi ci riserviamo di agire, visto che abbiamo fatto a suo tempo una diffida nei suoi riguardi, che lui ha ricevuto, una diffida del 9 marzo 2007, che ha ricevuto nel suo indirizzo di Parigi e alla quale non si è degnato di rispondere. In questa diffida, che è un atto formale, si chiedeva al dottor Amenta di restituire immediatamente materiale che le era stato fornito, lo si diffidava dall'utilizzarlo per qualunque fine, in qualunque forma, in qualunque mezzo, e la diffidavamo dal diffondere il contenuto dei materiali stessi. Tutto ciò non solo non è avvenuto, ma soprattutto non abbiamo avuto neppure una risposta, quindi noi agiremo per far garantire quel diritto che le ho detto prima alla signora Piraia. Non abbiamo niente contro il dottor Amenta, il quale farà il suo lavoro, riteniamo però che nello svolgimento di qualunque attività, anche quella di regista, si debba rispettare i diritti delle persone. Fra questi diritti riteniamo che uno di quelli essenziali sia il diritto alla sicurezza, e questo diritto, nel